Ok, allora cominciamo anche oggi. Ti informo prima di una cosa: domani in laboratorio sarà, diciamo così, giornata speciale, o meglio, siamo a metà corso, grosso modo, e nel laboratorio di domani troverete degli esercizi che sono tratti tali e quali dei temi d'esame. Sapete che l'esame abbiamo organizzato secondo due esercizi, no? Il punto 1 e il punto 2. Il punto 1 è quello che dà la sufficienza, se è perfetto, e il punto 2 è quello che dà, diciamo così, la differenza tra il 18 e il 30 come voto finale. Ecco, siamo arrivati al punto nel corso in cui dovreste essere già in grado di fare, diciamo così, perfettamente il primo punto di tutti gli appelli, di tutti gli esami passati, al punto 1, che di fatto consiste nel collegarsi al database, fare una piccola interfaccia utente, leggere dei dati e fare qualche semplice elaborazione con le collection e con gli elementi. Ciò che facciamo da adesso in avanti, in realtà, ciò che abbiamo iniziato a fare dalla ricorsione in avanti, la parte più algoritmica, è quella che invece, diciamo così, si concentra sul secondo punto. Quindi vedetelo anche a voi, diciamo così, l'esercizio che vi proponiamo domani in laboratorio come una sorta di check, di milestone interno vostro. Se li trovate facili, riuscite a farli bene, vuol dire che siete a posto, tra virgolette, l'esame l'avete virtualmente superato e adesso potete concentrarvi sulla parte più divertente del corso, no? Se invece trovate delle difficoltà, è un segnale che occorre, diciamo così, abbastanza rapidamente mettersi in pari sulla prima parte, ok? Quindi, per questo è un po', sono esercizi come gli altri, ma sono un po' speciali perché sono esattamente indicativi del livello di difficoltà minimo. Minimo vuol dire che deve essere tutto perfetto, senza errori, senza eccezioni soprattutto, che viene richiesto all'esame. Quindi siamo a metà corso, siamo al livello minimo. Chi ha difficoltà ha ancora tutto il tempo per poter recuperare, però almeno avete una cartina di tornasole che vi permette di valutarlo. Ecco, oggi vi parlo per l'ultima volta, qua forse, non so, non lo prometto, di basi dati, però che è ancora un argomento, diciamo così, preparatorio, prima, no, della metà del corso, perché vorrei fare un paio di approfondimenti che ci sono utili nell'affrontare esercizi un pochino più complessi, o soprattutto database, esercizi basati su database un pochino più complessi. Allora, la prima cosa che volevo dire, accennare a un metodo di costruzione degli statement, quindi parliamo proprio a livello JDBC, dell'oggetto statement, che sarà il metodo che useremo sempre. Non sono partito da questo perché l'oggetto statement che abbiamo usato finora è più semplice, però tra 10 secondi ci convinciamo che ciò che abbiamo fatto è molto pericoloso. E forse anche un po' inefficiente, ma a questo punto mi interessa molto meno. Cioè, noi cosa stiamo facendo? Guardate il primo e il terzo bullet, lasciate perdere il secondo perché è ciò che succederebbe se stessimo creando un'applicazione web. Noi abbiamo un testo che l'utente ha scritto, boh, supponiamo, in una text box. Ok? Ha scritto questo testo, noi andiamo a estrarlo. Estrarre il parametro getText e lo memorizziamo in una stringa. Poi usiamo questa stringa per costruire la query. Vedete questo operatore di concatenazione, from users where username uguale apice, poi interpoliamo lì in mezzo, concateniamo all'interno la stringa così come l'ha scritta l'utente, chiuso apice. Allora, oltre al fatto di essere poco leggibile, abbastanza antipatico, se la query è un po' complicata dovrà sempre uscire, entrare dagli apici, virgolette, l'apice dell'SQL, quello di Java, che si rincorrono, ha dei problemi di sicurezza gravissimi. Immaginate che l'utente, che fa rima sempre con fetente, cioè dobbiamo sempre immaginarli ostili questi utenti, dal punto di vista della sicurezza, all'interno del campo username, anziché scrivere il proprio nome, scriva questa cosa qua. Apice, punto e virgola, delete, asterisco, from users, punto e virgola, trattino, trattino. Non gli avete legato le mani dietro la schiena, lui può scrivere ciò che vuole.
Ma se scrive ciò che vuole, qual è la query che noi stiamo costruendo? Stiamo costruendo una query che è select asterisco from user where username uguale apice, concatenata con ciò che ha scritto l'utente. Quindi io qui l'ho riportata, where username uguale apice, fino a qua, concatenata con ciò che ha scritto l'utente, apice, punto e virgola, delete asterisco from users, punto e virgola, trattino, trattino, apice. Allora, questo è ciò che noi concateniamo, questo è ciò che noi mandiamo al SQL Server. SQL Server che cosa vede? Vede due query separate da punto e virgola. La prima, dammi tutti gli utenti che non hanno nessun username, sarà una query che non ritorna nulla, punto e virgola, cancella tutto dalla tabella utenti. E lui segue. E quindi abbiamo perso tutti i dati. Perché? Perché l'utente ha inserito un dato scritto in modo malizioso. Il doppio trattino serve per far sì che questo apice non generi un errore di sintassi, il doppio trattino è il simbolo di commento in SQL. Quindi fa sì che da qui in poi sia considerato come commento, quindi questo apice non dà errore di sintassi. Allora, dove sta il problema? Uno, che ci siamo fidati ciecamente dell'input dell'utente, l'abbiamo concatenato in una stringa. Ciò che pensavamo che fosse nome, una costante, da inserire tra apici, in realtà contiene essa stessa della sintassi SQL che viene eseguita. Il vero problema qual è? È il primo carattere, questo qui. Questo apice qui. Questo apice, una volta che è concatenato con l'altro apice che avevamo già nel template della stringa, chiude e fa uscire dal contesto stringa e si ritorna nel contesto parole chiave SQL. Allora, come possiamo fare? Beh, possiamo prendere le stringhe dell'utente e prima di concatenarle le andiamo a modificare. Italiano non so come si dice la parola, in inglese dicono sanitize, sanitizzarle, renderle sane, non abbiamo una parola in italiano. Cioè prendere la stringa, andare a vedere dentro quali sono tutti i caratteri pericolosi, l'apice, magari il doppio apice, il backslash, la capo, lo spazio sì, no, no, non dovrebbe dare problemi e così via, e sostituirli o cancellarli. Quindi o cancellarli o sostituirli con qualche cosa di equivalente ma non pericoloso. Cioè, se io volessi davvero cercare in SQL una stringa che contiene al suo interno il carattere apice, lo posso fare. Non è che l'apice di per sé è pericoloso. Scriverò where nome uguale apice, finco pallino, e poi se voglio cercare un apice al suo interno userò backslash apice, oppure SQL permette anche il doppio. Quindi apice, apice, lo dico due volte e lui lo considera una volta sola. Qui c'è sintassi per rendere i dati inseriti dall'utente come valori, forzarli ad essere interpretati come valori e non come comandi. Il problema è che fare così è un po' una guerra di intelligenza, scaltrezza tra me e i miei utenti. Io devo immaginare tutti i modi possibili in cui l'utente può cercare di aggirare le mie protezioni e andare a analizzare la sua stringa e in qualche modo prevenirlo. Non sarà mai. E oltre al fatto che il mio codice si complica moltissimo. Quindi, noi la lezione che impariamo da questo esempio è che i dati che provengono dagli utenti non sono mai fidati, non bisogna mai fidarsi. Non dobbiamo mai immaginare che siano corretti, far solo delle validazioni semplici e poi usarli. Perché pensate che l'utente non ha accesso al nostro database normalmente. Il database ha un accesso, a parte quando noi stiamo giocando con root, ma se no ha un accesso che è protetto da una password. La password la conosce solamente il nostro software. Lasciando aperti questi buchi, facciamo in modo che l'utente possa eseguire sul database delle query di cui lui non avrebbe il privilegio, non avrebbe i permessi, ma li ottiene, li esegue con i permessi del nostro programma. Si chiama escalation dei privilegi, cioè io eseguo una cosa con un privilegio più alto di quello che io dovrei avere. Come facciamo ad evitarlo? Vabbè, questo è il tentativo, non so se volete farlo, per fregare gli autovelox,
quando vi fotografano la targa, poi fanno il riconoscimento dei caratteri, e magari se uno ha nella targa un'istruzione SQL, vedete l'apice, il drop database, se gli fanno la foto gli manda in palla il sistema. Non è così, però è un tentativo, no? Questa è un'altra barzelletta del tizio che, vabbè, la leggete, ha chiamato il figlio Robert, apice, punto e virgola, drop table, e gli ha mandato in palla il database della scuola. Ma quali sono, al di là di aver riconosciuto il problema e tra l'altro sui siti, quando questo problema si verifica sui siti internet, troverete, magari avete già visto dei comunicati di sicurezza, si parla di SQL injection, cioè riuscire a iniettare del codice SQL all'interno dei siti. Ok, qual è la soluzione per noi, JDBC? JDBC ci mette a disposizione un modo diverso di creare gli statement SQL, in cui non dobbiamo farci carico noi di andare a concatenare la stringa, ma separiamo nettamente la definizione della query rispetto ai valori che gli vogliamo inserire dentro. E l'inserimento dei valori nei punti giusti non lo facciamo noi appunto concatenando la stringa, ma lo facciamo fare al driver JDBC nel modo che lui probabilmente farà meglio di noi. Questo ha solo vantaggi. Non ha nessuno svantaggio, no, a dare questo approccio, perché deleghiamo al driver JDBC una cosa che sa fare meglio lui. Vedremo che riusciremo a lavorare direttamente con i tipi Java senza dover comporre le stringhe, sarà più leggibile, più veloce, più sicuro. Non c'è motivo per non usarlo. Per questo prima dicevo, adesso che lo impariamo useremo sempre questo modo e non useremo mai più l'oggetto statement grezzo. Stiamo parlando di un oggetto che si chiama prepared statement, scritto qua sotto. Prepared statement è molto simile a statement, semplicemente si ottiene da una connection con il metodo prepare statement qua sotto, anziché col metodo create statement. E in fase di creazione accetta una stringa, che qui ho chiamato template, che altro non è che la struttura della query. Io l'ho definita qua sopra questa stringa, e ovviamente se la query contiene dei parametri, quindi dei valori che vorrei inserire dopo, io li posso indicare con dei punti interrogativi. Quindi dicendo, guarda, qui ci starà il primo parametro, là ci starà il secondo parametro. Ma quando creo il prepare statement, non gli do ancora questi valori dei parametri. Il prepare fa, che cosa fa? Dice al database, preparati che tra un po' eseguirò una query fatta così. I valori te li passo dopo, quando sarà ora di eseguire la query. Quindi separo il momento di preparazione della query o del modello di query che voglio fare dal momento dell'esecuzione in cui ovviamente dovrò fornire dei valori specifici al posto di quei punti interrogativi. E come faccio a fornire i valori ai punti interrogativi? Attraverso un metodo, sempre lavorando sul prepare statement, che si chiama set. Set float, set int, set string. È il duale dei metodi get int, get string che abbiamo visto con il set per recuperare risultati. Quindi, un attimo prima di fare la query, cosa dirò? Al posto del primo argomento, cioè del primo punto interrogativo, 1, inserisci questo valore, che in questo caso è float. Al posto del secondo argomento, inserisci quest'altro valore, che in questo caso è un int. Le conversioni da float a int, scusate, da float a stringa, da int a stringa, da data a stringa, eccetera, non le dobbiamo fare noi, le fa direttamente il metodo setter. Quindi io sto qua riempiendo in qualche modo questi due punti interrogativi con dei valori specifici e subito dopo posso eseguire lo statement. Execute oppure execute query o execute update, dipende un po' da che cosa sto facendo.
quindi ho dei metodi molto simili. La differenza rispetto allo statement normale è che in questo metodo execute non c'è più la stringa come parametro, non c'è più la query, perché la query l'ho già definita quando ho preparato lo statement, non quando lo eseguo, quindi è anche più semplice. Ok? Quindi dobbiamo semplicemente identificare quali sono i punti della query che sono parametrici, metterci un punto interrogativo e poi settare successivamente i parametri per posizione, il primo, il secondo, il terzo e così via. Nel caso in cui ci sia una stringa non servono gli apici intorno al punto interrogativo, anzi non ci devono essere, altrimenti lui penserebbe che il punto interrogativo fosse parte della stringa. Ma se è così, ci pensa lui alla sintassi. Quindi non dobbiamo neppure fare conversioni. Come leggibilità è impagabile avere una cosa di questo genere rispetto ad avere tante cose concatenate. Qual è il vantaggio oltre alla leggibilità? È che quando lui andrà a sostituire questo intero, o questa stringa, o questo float, al posto del punto interrogativo, lo farà bene, evitando i problemi di injection che avevamo, diciamo, visto prima provando a fare la concatenazione in modo ingenuo. Anzi, addirittura quello che fanno la maggior parte dei driver JDBC è che mandano al database prima la query e poi separatamente i parametri uno per volta. Quindi in realtà quella query composta non esiste mai, eh? Quindi non c'è neanche il rischio che salti fuori diversa. E quindi se voi anche gli passate una stringa con scritto apice, punto e virgola, quello entrerà dentro un oggetto di tipo stringa, farete un set string al parametro 3, che a questo punto però prenderà tutto l'intero oggetto stringa, lo manderà al server e il server sa che quello è il parametro, quindi non ci prova neanche a interpretare il contenuto di quel parametro come se fossero comandi SQL. Quindi abbiamo totalmente bypassato il problema, eliminato. Quindi questa è solo una piccolissima parentesi per dire da adesso in avanti useremo sempre prepare statement e non statement con questa piccola modifica. Ok? Allora, questo era quanto mi serviva ancora. Adesso vorrei spendere invece il tempo che ci rimane, l'oretta che ci rimane, a ragionare ancora un po' insieme, facendo un esercizio, sulla corrispondenza tra database e oggetti. Cioè noi alla fine abbiamo imparato che cosa? Abbiamo imparato che quando dobbiamo leggere dei dati da un database dobbiamo creare due livelli di oggetti. Tre se contiamo anche DBConnect, ma quello lì, poverino, l'abbiamo fatto, mettiamolo da parte. Due livelli di oggetti sono i bin, quindi oggetti semplici che rappresentano i dati corrispondenti alle tabelle del database, e i DAO, ossia oggetti che contengono i metodi, le query, che interrogando il database possono creare, modificare, aggiornare gli oggetti. Adesso io però mi chiedo che cosa succede quando il database è un pochino più completo, complesso, scusate, no? Cioè, prendiamo questo esempio di un database, tra l'altro troverete domani in uno degli esercizi, è già molto semplificato. Questa è una versione molto semplificata di ciò che trovate, e i dati li ho presi effettivamente da lì, su questo sito, non so se lo conoscete, Porto del Politecnico di Torino, è un sito che contiene tutte le pubblicazioni ufficiali di tutti i ricercatori, professori, dottorandi, eccetera, del Politecnico. Quindi noi abbiamo l'obbligo ogni volta che pubblichiamo un articolo di qualunque tipo di andare a registrarlo sul database interno nazionale, che poi viene riversato su questo portale di libera consultazione. No? Per cui se andate a vedere, che ne so, nel mio dipartimento, queste sono le pubblicazioni del 2015 di tutte le persone che lavorano lì. E pubblicazioni cosa sono? Articoli fatti da autori. Allora,
Questi tra l'altro sono dati pubblici, quindi si possono scaricare, uno può prendere, fare statistiche, vedere chi è più bravo, chi è più bello, chi è più brutto, ma noi lo usiamo semplicemente per giocare con gli algoritmi. Allora, una versione semplice di questi dati la rappresenterei così in SQL. Abbiamo degli articoli, abbiamo degli autori, qui ho chiamato creator, non author, perché quella è la terminologia da cui arrivavano i dati, lo chiamo così quel campo, cioè il database di partenza, quindi ho mantenuto il nome. E poi tra articoli e autori, che appunto si chiamano creator, c'è una relazione molti a molti, NN. Perché ogni articolo può avere molti autori e ogni autore, si spera, ha scritto tanti articoli. Può aver scritto tanti articoli. E questa relazione molti a molti, ovviamente in un database, significa la relazionale che serve una tabella intermedia che contiene le chiavi esterne. Ricordate quando facevate il modello AR, c'era una relazione molti a molti, quando passavate dalla progettazione logica, era necessario prevedere una tabella che contenesse le chiavi esterne verso le tabelle che partecipavano alla relazione. Questo punto d'arrivo al fine. Adesso di questa cosa qui chiediamoci come conviene rappresentarla in oggetti Java. Diciamo, la domanda che ci facciamo un pochino più in generale è: va bene, io ho capito come fare a rappresentare article dentro un bin. Questa tabella article ha tre campi, uno sono un intero, l'altro intero, l'altro una stringa, e avrò un bin con tre campi. Ma, e quindi so rappresentare facilmente le righe di una tabella, di una singola tabella. Ma come rappresento le relazioni tra queste tabelle, le relazioni tra queste entità? In particolare quando queste relazioni sono relazioni uno a molti. Scusate, molti a molti, quando sono uno a molti è più facile. Però proviamo a chiederselo in generale. Qual è il modo più furbo? Conviene fare un bin che rappresenti anche questa tabella? Secondo me no. Perché quella tabella lì di per sé non ha significato. Allora, scopriamolo insieme costruendo l'applicazione. Ok? Allora, io mi sono un pelino portato avanti, ho già importato in MySQL questo piccolo database. Tra l'altro, una cosa che ha io ho esportato un po' di dati, sono circa 2500 articoli e 400 autori, quindi non è grandissimo, non è neanche enorme. Authorship invece ha circa 6000 righe di mapping tra autori e articoli. Allora, proviamo a crearci un progetto. Cominciamo ovviamente a creiamo già il progetto JavaFX, ma ovviamente lavoreremo più sulla parte di modello, no? Quest'oggi. Chiamiamolo Porto. Chiamo Porto perché è il nome del sito da cui ho preso gli articoli. Quindi IT Polito Tecniche di Programmazione.porto. Creiamo il progetto completo, anche se la nostra preoccupazione prima sarà quella di lavorare sui dati. Ok? Allora, pensiamo di creare un package model, ad esempio, dentro il quale ci sviluppiamo i due livelli di classe, i bin e il DAO. E nel farlo cerchiamo di tenere traccia di una sorta di istruzioni, di regolette, che potremo poi applicare in generale. Quindi, quali classi? Diciamo così, prepariamoci un documento di testo in cui ci scriviamo queste regolette man mano che le scopriamo. Ok?
Quindi la prima regoletta sarà creare un bin per ciascuna entità principale del database. Dico principale perché escludiamo le tabelle usate solo per memorizzare le relazioni. Quindi questo vuol dire che noi creeremo due classi, una la chiamiamo article, l'altra la chiamiamo creator. Suggerimento: i nomi dei bin dovrebbero essere uguali ai nomi delle tabelle, virgola, espressi al singolare. Uguali ai nomi delle tabelle per non crearci confusione, no? Possiamo chiamarli come vogliamo, ma se li chiamiamo in modo analogo è più facile. Poi, visto che è un oggetto, le istanze di queste classi rappresentano le singole righe, allora lo chiamerò al singolare, lo chiamerò articolo, la classe, chiamerò creatore, o in inglese lì si chiamano article o creator, al singolare. Sarebbe buona norma, secondo me, già chiamarle nel database al singolare, così come era indicato. Però, se anche trovaste in un database le tabelle chiamate al plurale, se vi trovate l'oggetto al plurale in Java poi vi incasinate, no? Perché in Java poi dobbiamo distinguere tra il singolo articolo e, che ne so, una lista di articoli, un elenco, una collection. Allora lì useremo il plurale, ok? Sono regolette semplici, però sono quelle che poi ci permettono di darci delle convenzioni interne e lavoreremo in modo più snello. A questo punto, cosa ci mettiamo dentro i bin? Partiamo dal bin articolo. Questi bin avranno tanti campi privati quante sono le colonne della tabella. Qui noi avremo un private long e print id. Poi i campi della tabella, questo me lo ricordavo, gli altri, aspettate che mi perdo. Ok, questo l'ho dichiarato come big int, allora lo mappo in un long anziché in un int, per evitare overflow. In questo caso, in realtà, andando a vedere i valori, sono valori nell'ordine di 1.390.000, quindi in un int ci starebbero bene, lo stesso. Year è un intero, title è una stringa. Quindi, private int year, private string title si chiama, sì, quindi regoletta che dice che il bin avrà tante proprietà private quante sono le colonne della tabella. Virgola, con nomi corrispondenti ai nomi delle colonne. Attenzione, sempre sui nomi usiamo le convenzioni Java. Per i nomi, diciamo così, convertire
convertire per i nomi utilizziamo le convenzioni Java, cioè il camel case. In pratica nome di una tabella del database che potrebbe chiamarsi, che ne so, numero dati, che ne so, immaginiamo che si chiami così, il database si scriverebbe così in SQL. Io poi l'ho scritta tutta in maiuscola perché SQL non è case sensitive, quindi maiuscola e minuscolo sono indifferenti. In Java ovviamente questo lo tradurremo come numero dati, numero. Tutta in minuscola, con le lettere iniziali delle parole intermedie messe in maiuscolo, tranne la prima lettera che deve essere in minuscola, perché essendo un nome di una property, così come i nomi degli oggetti, per convenzione in Java li teniamo minuscoli perché il maiuscolo lo riserviamo i nomi delle classi dell'interfaccia. Quindi la conversione tra virgolette ovvia. Andiamo a vedere semplicemente se ci sono delle parole multiple nel database. Usiamo il camel case per identificare dove iniziano. Nel caso in cui nel nome del database ci siano degli underscore o cose simili, che a volte si usano per separare le parole, nei linguaggi che non sono case sensitive, infatti è l'unica opzione che abbiamo, questi li ignoriamo perché diciamo, il punto inizio delle parole noi ce l'abbiamo già con le maiuscole. Quindi magari non riesco sempre a farli identici di questi nomi. Vedete qua, ad esempio, in quest'altra tabella succede, cioè family underscore name, un given underscore name, questo ovviamente non mi porta dietro l'underscore in Java perché sono antiestetici, no? Non rientrano bene nelle convenzioni del linguaggio. Quindi questo lo posso fare anche sull'altro. Creator avrà anche lui tre campi, in questo caso privato, private, int. Allora, nel database si chiamava id underscore creator. Allora lo scriverò id piccolo, c maiuscolo, creator. Private, string. Chiamava family name, string, given name. Adesso, come li completiamo questi bin? Tre passaggi, costruttore, metodo di accesso, equals hashcode. E to string, via. Quindi il bin va completato con un costruttore. Allora, se immaginiamo che questi oggetti qua ci servono per leggere o scrivere dati dal database, ci servirà almeno un costruttore a cui passo tutti e tre i campi, tutti i campi. Ho letto la riga della tabella, devo creare un oggetto che corrisponde a quella riga. Quindi di sicuro dovremo aggiungere un costruttore che riceva tutti i campi del Bing. Quindi, nel caso, e questo ce lo facciamo fare da Eclipse, facciamo in fretta. Source. Aggiungi constructor using fields con questi tre campi. I print ID, year title, se riusciamo anche a essere coerenti sull'ordine, quindi l'ordine dei campi uguale all'ordine delle colonne, è meglio. Questo è un costruttore che ci deve essere, eventualmente ne possiamo aggiungere degli altri. Eventualmente potremmo aggiungere un costruttore magari che ha solamente l'ID dell'articolo, oppure non riceve nessun parametro, se ha senso, no? In questo caso year poi come l'ho imposto. Ma questo ci deve essere sempre. La stessa cosa su creator, facciamo lo stesso lavoro. Source generate constructor using fields. E me li crei tutti.
il costruttore. Poi a questo punto i metodi di accesso. Quindi aggiungiamo get set per tutti i campi. Questa normalmente si fa su tutti i tipi di Java B. Anche questo Eclipse è capace di farlo da solo. Insert getter setters, tutti i campi, ok. E abbiamo già riempito una paginata di codice senza far niente. Stessa cosa dall'altra parte. Tutti i campi. Vabbè, fin qui non abbiamo ancora fatto nulla di intelligente. Poi, invece, la cosa che richiede un attimo di ragionamento è definire i metodi equals ed hashCode. Allora, parlo di equals e hashCode perché loro sono gemelli siamesi, dove va uno va anche l'altro. Okay? Non possiamo mai definire un hashCode senza definire l'equals insieme e viceversa, che dicano la stessa cosa, che dicano qual è il criterio di uguaglianza. Allora, qual è il criterio di uguaglianza che ci permette di dire che due bin sono uguali, sapendo che questi bin li ho creati per rappresentare dei dati presenti in un database? E sarà la chiave primaria del database. Io non ho bisogno di vedere tutti i campi di un bin per essere sicuro se sono uguali o no. Poiché uno o più di uno di questi attributi, degli attributi del bin corrisponderà alle colonne che nel database sono usate come chiave primaria, allora mi basterà conoscere, sarà sufficiente conoscere i contenuti e confrontare quindi i contenuti di quelle colonne per dare l'identità all'oggetto. Quindi definire equals e hashCode sulla base di tutti e soli i campi che corrispondono alla chiave primaria della tabella. Dico tutti e soli perché normalmente le tabelle hanno una colonna che opera come chiave primaria. Ma voi sapete che è possibile definire le chiavi primarie multiple, in cui più colonne contemporaneamente concorrono a definire la chiave. Allora, questo lo sappiamo fare o far fare Eclipse anche qua, perché lui è capace di generarci hashCode and equals. hashCode and equals, e mi chiede: senti, ma quali sono i campi che vuoi che rientrino nel calcolo della funzione di hash? E anche nei confronti campo su campo per vedere se i due elementi sono uguali oppure no. Solamente ID creator, perché se non sbaglio, lo vado a vedere nel database, è l'unico campo che è incluso nella chiave primaria, questa iconcina gialla della chiave, è il modo che ha ID di indicarci questa chiave primaria. Quindi, fatto questo, vedete che Eclipse genera il metodo hashCode e il metodo equals, e se andate a vedere, in questo caso l'hashCode è basato sul valore di creator e l'equals è basato sul confronto, passate chiaramente i controlli se è null, se non è null, semplicemente sull'ID creator dell'uno e dell'altro oggetto. Quindi ogni qualvolta il database considera identici due oggetti perché hanno la stessa chiave primaria, le librerie Java, le collection Java, considerano oggettici due, identici due oggetti se hanno lo stesso campo ID creator uguale. Stiamo applicando ovviamente la stessa semantica in due mondi molto diversi. La stessa cosa su article, dove posso generare anche qua un hashCode ed equals, usando solamente l'ID e il print ID. Anche qua sono generati questi due
Questo qua è una formula un pochino più complicata perché era un long e lui deve squasciarlo su 32 bit, ma non ci interessa. Poi ovviamente sono tutte funzioni che possiamo, se serve, utilizzare, modificare, eccetera. Qui stiamo trovando la strada semplice fatta di una serie di passi deterministici. Poi tutto è migliorabile. Ok, quindi siamo arrivati a definire questi due bin, tra virgolette, completi. Nel senso che se il database fosse composto solamente di queste due tabelle, article e creator, i bin che ho scritto rappresenterebbero fedelmente le informazioni di queste tabelle. In realtà ho di più. Ho questa relazione molti a molti. Allora, come la posso rappresentare? Se volessi essere molto, dico troppo, fedele al database, farei un altro bin che si chiama authorship, il nome di questa relazione, che contiene dentro questi tre campi. Però sarebbe molto innaturale nel mondo Java. Cioè, a cosa mi serve rappresentare questa relazione? Mi serve perché nel mio programma a un certo punto avrò un articolo e vorrò sapere quali sono i suoi autori. Oppure avrò un autore e voglio sapere quale articolo è scritto. Questo è il senso di questa relazione. Passare da un'entità ad un'altra correlata ad essa. E allora, come lo farei? Dimentichiamo un attimo SQL. Come lo farei in Java? Memorizzerei all'interno dell'articolo una collection di oggetti di tipo creator. Se mi serve passare dall'articolo all'autore. Se mi serve passare dall'autore all'articolo, memorizzerei all'interno del bin creator una lista, un set, una lista, una qualche collection di oggetti di tipo article, di riferimenti a oggetti di tipo article. E così quando sono dentro il creator vado a vedere quella collection e mi dà esattamente tutti gli articoli scritti da quel signore o da quella signora lì. Questo è il modo naturale. Allora, rappresentiamolo in modo naturale. È chiaro che ci vuole uno sforzo di mapping un pochino di più. Quindi questo è il caso di una relazione molti a molti, che la spezziamo in due metà, da article verso creator, da creator verso article. Allora, proviamo a scriverlo nelle nostre note di viaggio. Allora, poi occorre definire attributi aggiuntivi nelle classi per tutte le relazioni definite nel database che vogliamo rendere facilmente navigabili nel nostro programma. Cosa vuol dire questa frase? Riesco a togliere lo spell checking, lo metto in italiano, un attimo, perché... Dove è scritto? Non c'è, allora di stai bravo un attimo, scusate perché dà fastidio. Cosa voglio dire con questa frase che ho scritto qua sotto? Vuol dire che se sappiamo già che la nostra applicazione non ci servirà mai, dato un autore, trovare l'elenco degli articoli, ad esempio, allora possiamo anche non rappresentare quella parte di relazione. Questo intendevo dire con le relazioni che vogliamo rendere facilmente navigabili, cioè passare da un oggetto a un altro oggetto. Se al mio programma serve, devo dare al bin la capacità di farlo. Se il mio programma non serve, chi se frega, non faccio. Rappresenterò nel mio modello oggetti meno informazione di quanta ne ho nel database. Vabbè, non mi serve. In caso del dubbio potrei rappresentarle tutte, se non so ancora cosa farà l'applicazione. Allora, io ho parlato di attributi aggiuntivi nelle classi per tutte le relazioni definite nel database.
Allora, che tipo di relazioni possiamo aver definito? Vediamo un po' le casistiche. Possono esserci relazioni 1-1. Relazioni 1n. E relazioni nm come la nostra. Giusto? Allora, le relazioni 1-1 sono quelle più facili. Sono anche le più rare, perché in molti casi, se ho una relazione 1-1 tra due tabelle, è molto probabile che in un passo di progettazione le due tabelle le abbia collassate, le due entità le abbia collassate in una sola. Se sono due entità in relazione biunivoca, in realtà è la stessa cosa a cui ho dato due nomi. Potrei avere, ad esempio, non è un esempio che non quadra totalmente, ma una tabella studente che ha una proprietà matricola e la tabella persona che ha una proprietà codice fiscale. Allora, tra queste c'è una relazione 1-1, nel senso che una persona identificata, la persona che è anche studente avrà una sola matricola, uno studente che è anche una persona avrà un solo codice fiscale. Poi magari rappresentare due tabelle diverse perché la tabella persona mi serve in altri contesti e la tabella studenti mi serve solamente quando lui si iscrive. Quindi la relazione 1-1 opzionale, no? Nel senso che una persona può non essere studente, può non avere nessuna corrispondenza alla tabella studenti, uno studente invece deve per forza essere anche una persona. Ma il fatto che la relazione sia opzionale o no non ci cambia il modo di rappresentarla. Okay? Quindi per questo mi concentro sulle cardinalità massime e non su quelle minime. Allora, in questo caso come faremmo? È possibile, dico possibile, non obbligatorio, perché dipende sempre da, mi interessa navigarla, è possibile nella classe studente ci metterò dentro una proprietà persona e nella classe persona ci metterò dentro una proprietà studente. Perché cosa succede? Succede che scusate, ho dimenticato un passaggio. Nel database, ovviamente, se queste due entità devono essere in relazione, dovranno avere dei campi che fungono da chiave esterna. Quindi avrò una foreign key persona che punta a persona.codice fiscale e dentro persona avrò una foreign key studente. Dove la prima foreign key è definita come studente.foreign key persona uguale persona.codice fiscale. Viceversa, persona, foreign key studente, la foreign key che referenzia studente.matricola. Ovviamente quando faccio una chiave esterna referenzio sempre la chiave primaria dell'altra tabella, no? Questa qua la mettiamo come, ricordiamoci che questa è la chiave primaria e quest'altra anche. Così l'abbiamo rappresentato in SQL. In Java lo rappresentiamo così. Cioè dentro il bin che rappresenta, io l'ho condensato così, ovviamente per non ripetere l'intera classe, ma dentro il bin che rappresenta lo studente metto un riferimento a un oggetto di tipo persona. Così se voglio sapere quello studente chi è come persona, quali sono i suoi attributi relativi alla classe persona, farò studente.getPersona, appunto, faccio quel che devo fare, ma a questo punto ho l'oggetto di tipo persona. È diverso rispetto al database. Nel database vado a memorizzare dentro lo studente il codice fiscale della persona. Qui dentro c'è scritto il codice fiscale.
In Java invece vado a memorizzare dentro la classe studente, potrei anche fare il codice fiscale della persona, ma perché mi devo complicare la vita? Perché poi una volta che ho il codice fiscale devo trovarlo quell'oggetto che al suo interno corrisponde a quel codice fiscale. Faccio prima avere direttamente il riferimento all'oggetto. In SQL non esiste la nozione di oggetti, ma le singole righe sono identificate dalla propria chiave primaria, quindi si usa quel metodo per quel motivo. Quindi noi dobbiamo fare un passaggio in più di andare a definire questo attributo, che non è un attributo della tabella, non l'avevamo messo prima, è questo attributo. Non l'avevamo messo prima perché ci siamo detti escludiamo, no, non l'abbiamo scritto, dobbiamo scriverlo qua, il Bing avrà tante proprietà private quante sono le colonne della tabella. In questa fase escludiamo le colonne utilizzate come chiavi esterne. L'avevamo detto per le tabelle sopra, non guardiamo le tabelle che sono usate solamente per creare relazioni, non l'avevamo detto anche per le proprietà. In questa fase escludiamo le colonne utilizzate come chiavi esterne, virgola, per memorizzare le relazioni. Questo per quanto riguarda relazioni 1-1. Relazioni 1-n, possiamo pensare sempre di prendere un esempio simile. Però a questo punto lo studente abita in una città, quindi la città ha un suo codice città, poi avrà il nome e così via. Allora, in questo caso la classica relazione 1N, lo studente abita in una città, magari diciamo città di residenza, qui si capisce meglio cos'è, però a una determinata città possono corrispondere molti studenti. Uno N. Allora, come lo mappiamo questo in Java? Vabbè, lato studente è banale perché è di nuovo lato 1. Lo studente vede una città, quindi nella classe studente metterò la proprietà residenza, tipicamente. Faccio get residenza e mi dà la città. Oppure se voglio essere un po' più prolisso scriverò città, residenza. Dal punto di vista dello studente non cambia niente rispetto a quello precedente. Cambia invece rispetto al caso della città, nella classe città. Allora, cosa succede qua? Che se guardo il database non c'è nulla. Non c'è nulla nella classe città che mi porti agli studenti che vivono in quella città lì. Perché SQL aveva ragione in modo diverso. Se voglio farlo faccio una join e vado a vedere quali sono tutti gli studenti che hanno, guarda caso, come chiave esterna quella che corrisponde alla chiave primaria della mia città. Se io però volessi dare all'applicazione Java la possibilità di risalire dalla città agli studenti che sono ivi residenti, avrei solo due modi: o di andarmi a navigare tutti gli studenti che ho e per ciascuno andare a vedere qual è la città di residenza e vedere se è appunto equals a quella che voglio io, che ciò che farebbe il database, ma il database ha gli indici, ha l'ottimizzatore dentro, quindi lo fa bene. Se lo facessi con un array list di 20.000 studenti, qualcosa comincia a scricchiolare.
ogni volta che devo ricercare una città. Allora, in quel caso potrebbe essere utile aggiungere il riferimento all'indietro. Cioè, nella città aggiungo, nella rappresentazione del Bing che corrisponde alla città, aggiungerò una collection di studenti che sia studenti residenti, ad esempio. In modo che quando sono sull'oggetto tipo città posso fare un get studenti residenti e mi dà la collection di riferimenti a oggetti di tipo studente, che sono proprio gli studenti la cui città residenza è quella di partenza. Se mi serve. Ovviamente tenere popolare questa collection e tenere aggiornata ha un costo. Non mi viene gratis. Devo farle qui di apposta per metterci dentro le cose dentro ogni città. E tutte le volte che lo studente cambia residenza devo andare nella città corrispondente, toglierlo da lì, metterlo dall'altra. È un lavoro. Se mi serve va bene, se no non lo faccio. Vale sempre la solita regola. Allora, qui siamo già a questo punto pronti per il caso generale. L'azione NM non lo sto a scrivere qui perché non me lo invento, ce l'abbiamo già, anzi è il caso da cui siamo partiti, che non, eccolo qua. L'azione NM in SQL ha bisogno di una tabella in più. Quindi facciamo l'esempio di tabelle article, authorship e creator. Che non sto qua a riportare. E quindi in Java abbiamo detto la tabella authorship non la mappiamo direttamente e abbiamo mappato la tabella article e la tabella creator. Ecco, applicando la regola di prima potremmo dire, poiché da creator è possibile passare agli article e dagli article è possibile passare ai creators, noi possiamo aggiungere in article una collection di creator, che posso chiamare creators, e viceversa dentro creator una collection che punta agli authors. Faccio un collegamento incrociato. Quindi l'article contiene l'attributo creators, che sono i creatori di quell'articolo. Qual è l'attributo creators? È una collection di creator. La classe creator invece è un autore che contiene al suo interno articles. Mi sembrava che c'era il classico brusio da cazzata scritta. Articles, che è una collection di oggetti di porto. Pesante da mantenere questa cosa, adesso poi proviamo a fare il DAO, deve lavorare per mettere in piedi sta roba, però se ci serve è il modo di rappresentare quell'informazione. Quindi regolette, le regole pratiche sono le relazioni con cardinalità 1 si rappresentano con attributi che puntano, che contengono i riferimenti
un riferimento, lo metto al singolare, scusate, una relazione con cardinalità 1 si rappresenta con un attributo, perché altrimenti diventa ambiguo, che contiene un riferimento all'oggetto corrispondente. Una relazione con cardinalità n, io ho fatto copia e incolla e voi no, si rappresenta con un attributo che contiene una collection i cui elementi siano i riferimenti agli oggetti corrispondenti. Poi ovviamente se la relazione è la cardinalità 1,1 applico due volte la prima regola, 1n applico una volta la prima regola, l'altra la seconda, nn applico due volte la seconda. Ho detto collection. Collection può essere tipicamente set oppure list. Tipicamente è un modo gentile di dire dipende un po' dai casi, da che cosa bisogna di farci. Se stiamo alla natura dell'SQL, sarebbe più corretto che fosse un set. Perché le query SQL, per definizione, ci danno degli insiemi non ordinati di risultati. Il modello razionale, il modello insiemistico, e quindi non c'è nessun ordine implicito dei dati. In realtà però l'SQL dal punto di vista operativo ha anche una bella clausola order by che mi permette di forzare un ordinamento specifico su un risultato che di per sé non ce l'avrebbe. Allora chiedere al database di mettere una cosa con l'order by e poi schiaffare in un set facendogli perdere l'ordine, no, è un po' quantomeno antipatico, e quindi a volte si preferisce usare una list. Dipende da cosa ci devo fare, come sempre. Se ha senso mantenere l'ordine, usare una lista. Ovviamente la lista è meno efficiente per fare il test di esistenza, c'è o non c'è questo elemento. Però è più comoda quando la devo navigare, perché mi dà gli elementi in un ordine predicibile, che è quello con cui li avevo inseriti. Allora, proviamo a mettere ad applicare queste regolette al nostro esempio. Ce l'abbiamo già qua, il codice. Andiamo a prendere article e aggiungiamo, abbiamo detto, io direi list di creator, negli articoli l'ordine degli autori è importante, il primo autore di solito può essere più importante del secondo e così via. Quindi metto una lista e non un set per poter preservare l'ordine. Poi non so se poi in questo database come siano stati importati, non me lo ricordo. Ma concettualmente può essere importante. E l'attributo lo chiamo ovviamente al plurale. Ah, ecco, non abbiamo fatto i pignoli. Fatemi tornare di là. Nel dire che la relazione è solamente un attributo che contiene un riferimento all'oggetto corrispondente, punto, l'attributo espresso al singolare, mentre invece è una collection l'attributo espresso al plurale. Quindi list all'attributo creators, quindi quando io andrò a usare questo elemento avrò un metodo getCreators. Quindi getCreators mi dice che sono tanti e quindi posso navigarli e estrarre uno dopo l'altro. List sarà java.util. A questo punto abbiamo aggiunto un attributo. Deve entrare nel costruttore? Eh.
Domanda difficile. Se io fossi onnisciente, se sapessi tutto all'inizio, sì, creo l'oggetto e ti dico già quali sono gli autori. Però quando... pensate al DAO. Il DAO dovrà fare le query e riempire i campi di questo article. Quando leggo la tabella article, mi dà solamente quell'articolo. In un secondo momento magari vado a fare un'altra query e farmi dare gli autori di quell'articolo. Quindi direi che non è obbligatorio che gli attributi di questo genere, gli attributi che corrispondono a dei riferimenti esterni, siano noti già al momento in cui l'oggetto viene creato. Spesso non lo sono. Perché sennò è un casino, immaginate che per creare un oggetto, per poter creare quell'oggetto devo conoscere tutti gli oggetti relativi, e quindi conoscerli vuol dire aver fatto la query e aver creato gli oggetti, relativi alle sue relazioni esterne. Ma ciascuno di questi oggetti a sua volta potrà avere delle altre relazioni con altri oggetti, che a sua volta ne avranno altri, e quindi per leggere un oggetto praticamente mi devo mangiare tutto il database e non so da che parte cominciare. Allora, per rompere il circolo vizioso accetto di poter creare degli oggetti di cui sono noti solamente gli attributi interni, ma non ancora le relazioni esterne. Sì. Prima ha detto che si poteva fare un altro costruttore. Sì, certo, ne posso anche aggiungere un altro. Posso aggiungere un altro costruttore nel caso in cui lo sappia già, te lo passo. Certo. Questo metodo qua si chiama, questi metodi, no, in cui ho degli attributi che so che mi servono, ma al momento in cui creo l'oggetto non li conosco ancora, sono metodi che vengono detti lazy. Ah, si chiama in questo caso lazy creation o lazy loading, secondo se stiamo parlando della creazione dell'oggetto o del caricamento del database, cioè pigri. Sì, lo so, però dopo. So che quell'attributo può non esserci ancora, perché nel momento in cui ho creato l'oggetto ero pigro e non sono andato a leggerlo. Allora, però invece dobbiamo aggiungere perlomeno getter e setter per questo metodo creators. Allora, aggiungo get creator, sicuramente sì. Set creator forse. Sicuramente forse. Per ora creiamoli, poi ragioniamo se... Allora, first method, diciamolo prima, dopo il set title, prima degli escode dell'inbox. Quindi ho fatto creare i metodi getter e setter di questo genere. Il set creator non mi convince del tutto, perché vuol dire che qualcun altro all'esterno mi ha creato una lista e io semplicemente la memorizzo dentro. Preferisco magari essere io a crearmela. In questo caso, questo bin ha sua una collection, gestisce lui una collection, e quindi decide quali metodi offrire all'esterno per poter accedere a quella collection. Ad esempio, potrebbe dire offrire all'esterno la possibilità di aggiungere un creator nuovo. No? Così dall'esterno, quando ho trovato l'autore, immaginiamo di essere in loop che fa la query per trovare gli autori, ogni volta che trovo un autore posso fare add. Quindi io preferirei, visto che quella collection è gestita dal bin, preferirei che il bin esponesse all'esterno solo i metodi che lui ritiene opportuni che gli altri possano richiamare per modificare la sua collection, e non che gliela modifichino sotto il naso. Questo set creators qua mi piace molto poco, no? Magari per comodità la si usa, la si mette, però io preferirei, piuttosto che avere un set del tipo rimpiazziamo la collection con quest'altra, avere dei metodi aggiungi, cancella, elimina, eccetera. Se uno vuole eliminarla, fare una nuova, può sempre fare getCollection.clear, getCreators.clear. GetCreators mi dà la collection,
e poi posso fare ciò che voglio. Ciò che non posso fare è rimpiazzarne il riferimento, il creators, la variabile creators. Mi piacerebbe che rimanesse in mano mia. In mano mia a chi? Aspetta, devo crearla. Se sono tanto geloso, è una cosa mia, perlomeno la devo creare io. Quindi lo esponiamo con l'interfaccia più generale possibile, lo esponiamo list o addirittura lo esponiamo come collection, ma poi internamente lo istanziamo col tipo di dato più adatto alle operazioni che dovremmo fare. Adesso metto una linked, dipende cosa ci vorremmo fare. Quindi questo ci fa aggiungere nella nostra serie di regolette l'attributo espresso al plurale cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo detto? Quando abbiamo detto aggiungi un costruttore che sia tutti i campi del bin, questa frase qua la dobbiamo un po' correggere perché questo tutti dobbiamo spiegarlo meglio. I campi che corrispondono alle relazioni esterne possono anche non essere presenti costruttore se parliamo di lazy creation. Possono anche vuol dire che o lo metto, posso metterlo o non metterlo, no. Posso avere più di un costruttore, eccetera. E poi l'altra cosa che dobbiamo dire, in fondo, quando parlavo di relazione con cardinalità n, questa collection, come dicevamo, può essere tipicamente set oppure list, e poi il bin deve esporre i metodi per leggere, ad esempio get, e manipolare gli elementi della collection. Ad esempio manipolare, c'è un esempio add. Iterarci, eccetera, eccetera. E questo dal punto di vista dei bin. Facciamo la stessa cosa simmetrica su creator, aggiungeremo ovviamente un altro attributo. Dai. List di article. In questo caso potrebbe essere più giusto un set perché in realtà non c'è proprio un criterio di ordinamento sensato. Lo devo definire qua, java.util this.article lo articles uguale new set article e poi aggiungerò il getter e setter per articles, anzi abbiamo detto solamente il getter, quindi facciamoglielo fare da qua che ci lascia scegliere di article solamente il get e mettimelo in fondo qua. Quindi abbiamo un get articles, non gli ho fatto generare il setter, magari li aggiungo a mano. Un add article
più siamo simmetrici con l'altro. Ok? Adesso proviamo a immaginarci di combinare questi due bin in un modello. Potremmo chiamare model questa classe, un modello nel quale io possa leggere magari l'intero database, o solo i pezzi che mi servono, ma mettiamoci nel caso più generale, l'intero database. Come sarà fatto questo modello? Il modello dell'intera applicazione non sarà altro che l'elenco degli articoli e l'elenco degli autori, i quali articoli e autori si cross-referenziano internamente, cioè ciascuno è collegato all'altro. Quindi il mio modello sarà qualcosa come l'elenco di articoli e un elenco di creator. Qui ho messo lista, ad esempio. Cioè tutti gli articoli e tutti gli autori. Adesso da qui in avanti lavoriamo di fantasia, perché quanto ci possono permettere 2 minuti rimanenti. Immaginiamo di avere un metodo che popoli questo modello. Non il costruttore, perché magari nel momento in cui creo l'oggetto non ho ancora voglia di leggere il database. LoadPorto. Cosa farà questo metodo loadPorto? Adesso qua sarà pieno di errori rossi perché ovviamente vado di fantasia, ma tanto per darci il compito per il prossimo passaggio. Allora, la prima cosa che dovrò fare è caricare tutti gli articoli. Quindi avrò un mio porto DAO, che non ho ancora, ma lo scrivo. E questo porto DAO immagino che avrà un metodo per caricare, per leggere tutti gli articoli. Quindi posso dire che this.articles, la collection di tutti gli articoli, me la faccio leggere dal database, mettiamo read, non get, una cosa del genere, se esistesse sarebbe bello, un metodo del DAO che fa la query su tutti gli articoli, mi crea gli oggetti tipo article, me li metti in una lista e mi restituisce la lista, lo sappiamo fare. Idem uguale DAO.creators uguale DAO.read all creators. Quindi carico tutti gli articoli ed autori, però attenzione in modalità lazy, cioè questi qui avranno tutti i campi interni, ma quando se mai dovessi cercare di seguire questi riferimenti mi prenderei un bel null pointer exception sul muso, perché questi attributi esterni non sono mai stati inizializzati, o no, forse li inizializzati noi alla collection vuota, scusate, no. Non sono collegati. Allora a questo punto serve ancora, se voglio completare il modello, devo ancora aggiungere delle istruzioni per fare che cosa? Per interrogare il database e completa tutte le relazioni. Quindi che sono di fatto article.creators
e creator.articles. Questo lavoro ovviamente avremo interroga database. Quando dico interroga database ovviamente sento DAO, eh? Cioè, il DAO dovrà avere dei metodi che mi permettono, ad esempio, dato un articolo, di avere l'elenco di creator, quindi lo posso aggiungere, o cose del genere. Quindi in qualche modo la complessità ulteriore è quando ho a che fare con delle relazioni nel database. Se voglio rappresentare tali relazioni anche a livello di applicazione Java, devo sobbarcarmi del lavoro in più. Poi dopo è facile da navigare. Abbiamo creato quello che si chiama un modello oggetti corrispondente a un modello relazionale. In gergo si chiama ORM, Object Relational Mapping, un mapping ad oggetti dell'informazione che rappresenta in un modello relazionale. Domani avrete un esercizio sui tre che lavora su questo database. Cercate di capire se in quell'esercizio vi serve effettivamente popolare qui il DAO non l'ho fatto, potete fare, ve lo dovete fare. Però vi serve popolare entrambe le relazioni, non vi servono, e allora poi vi fate il pezzo di DAO che vi serve, andando a riempire i bin caricati in modo lazy, andiamo a riempirli in modo full per quello che ci serve in funzione dell'applicazione. Grazie per oggi.